Professor Cerrano, l'Università del Mare si fa da tramite per la cultura scientifica con un centro di ricerca come quello di Marine Center e la città. Ebbene, quest'anno ho organizzato una serie di iniziative, è la terza edizione del Ocean Action che ha una collaborazione inedita, importante. Di che cosa si tratta? Ma quest'anno noi rinnoviamo la collaborazione col Fano Jazz Festival che ci ospita all'interno del festival e ci permette di fare alcune presentazioni prima dei concerti. Abbiamo poi quest'anno anche la collaborazione con l'Associazione Malte, che è un'associazione teatrale che ha formato alcuni biologi marini e che saranno coinvolti prima di alcuni concerti al Green Village per raccontare alcune tematiche legate alla conservazione dell'ambiente marino. Poi il sabato mattina al Fano Marine Center avremo invece questo grande incontro con tutta una serie di rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste per cercare appunto di fare il punto sulla situazione, su quelle che sono le principali linee di intervento oggi messe in campo per cercare di affrontare le problematiche legate alla conservazione e alla tutela della biodiversità dell'ambiente marino. Lucia Tarsi, assessore alla cultura. La cultura Fano ha diversi aspetti, uno dei preminenti ovviamente per un rapporto storico e atavico è quello con il mare e per questo c'è un'iniziativa importante. Fano è una città di mare, non è solo una città di mare turistico, non è solo una città di mare delle tradizioni marinare, ma è anche, sta diventando sempre più una città di cultura scientifica del mare, una città dove la ricerca sui problemi dell'ambiente marino è sicuramente un nucleo tematico molto importante che vede la collaborazione dell'Università Politecnica delle Marche, dell'Università di Bologna, del CNR, dell'Università di Urbino e del Centro di Ricerche Marine di Napoli e quindi è sicuramente un luogo in cui convergono tanti interessi scientifici, tante competenze scientifiche. Partiranno domani sera e poi si snoderà nei prossimi giorni con un obiettivo importante, portare la sensibilità verso i temi dell'ambiente marino anche ai più piccoli, anche ai giovani, anche a tutto il resto della città che verrà coinvolta in queste attività sia durante il Fano Jazz Festival ma anche durante la Festa del Mare, quindi ai bambini verranno proposte attività per esempio con i microscopi, i giovani sono già stati coinvolti nelle attività teatrali, sempre nella speranza di riuscire a diffondere e ad aumentare la sensibilità nei confronti della scienza e soprattutto della scienza del mare.